scema. Buongiorno, oggi siamo in un parco, stiamo andando alla ricerca di un Luna Park abbandonato e Marta sostiene, stiamo attraversando tipo un boschetto e Marta sostiene che ci siano dei bambini selvaggi, perché c'era un cartello con scritto attenzione ai bambini, quindi Marta sostiene che ci siano dei bambini selvaggi, dei bambini del bosco che ci seguono e che adesso verranno fuori. E quindi dietro di noi, o li vedrete prima di sì, noi. Probabilmente ora nel video si vedranno, questi bambini del bosco ci stanno inseguendo. Questo è un esempio. E quindi abbiamo pensato di iniziare a filmare così ci passa la paura dei bambini del bosco. Ho trovato un picchio! Ho trovato il parco, purtroppo non si può entrare perché è tutto recintato, però lo guardiamo da fuori, è super carino. E ci sono tutte le giostre abbandonate, è stranissimo. Ad esempio qui c'è la ruota, le tazzine, ci sono i bagni, uno scivolo così. È stranissimo perché ci sono proprio le piante, la natura che si sta riappropriando del posto. C'è una gabbianella d'acqua, una gallinella d'acqua. Ristorantino vegano bellissimo, è tutto particolare, adesso ve lo mostro un po', e c'è una coppia che sta suonando il pianoforte cantando, che bello! Questo è il nostro tavolino. Ho preso questo chickpea stew che è tipo, boh, adesso lo scopriamo. E invece Marta ha preso il Frida wrap e poi Marta ha preso una specie di succo e invece Anna Chiara ha preso con le fragole e Anna Chiara invece ha preso l'acqua di cocco. Buon appetito. Bene, poi siccome ovviamente la dieta sempre domani, Marta cerca di mangiare la mia torta crudista, che c'è, io non mi ricordo con cos'è, però mi pare mandorle, mele e curcuma. No, mele no, non ci sono le mele. Mandorle, curcuma. Ma e... l'assaggio te lo dico. No. Ma da 2 ore per dire che di torta è questa. Mandorle, curcuma e arancia, c'era scritto sul coso ed è crudista, quindi l'ho presa per forza. Si è appena comprata una papaya e c'era scritto tipo 0,70 centesimi
e io pensavo fosse tipo, non lo so, tutta. Invece era ogni 100 grammi probabilmente, quindi l'ha pagata 5 euro. Speriamo sia buona. Sono super felice perché è dall'India che non mangio una papaya, quindi c'è molta aspettativa su questa papaya, vero Marta? Praticamente abbiamo trovato una borsa di libri che, boh, sembra che qualcuno li abbia portati qui sperando che qualcun altro li prenda. È una cosa super carina, però peccato che siano tutti in tedesco. E alcuni hanno anche le dediche. Che bello, adoro i libri usati. Alla fine io ne ho trovato uno in inglese, il libraio di Kabul, e quindi ho deciso di prendere questo. E invece tu, Marta, quale prendi? Ich bin ich. Ecco, quindi abbiamo guadagnato anche dei libri. Ah! Siamo in questo posto vegano super figo, in cui siamo stati anche ieri, che si chiama Goodies, e abbiamo preso due cose proprio leggerine. Questo è tipo un brownie e questa è una torta spaziale, sembra spaziale. E questo posto è super carino e fa tutto vegano, che si chiama Goodies. Buongiorno! In realtà probabilmente voi starete vedendo questo video insieme a quello di ieri, però in realtà è un altro giorno oggi. Ciao! Buongiorno! Allora, siccome questa cosa di esplorare i posti abbandonati ci piace, stiamo andando a esplorare una stazione della S-Bahn, che sarebbe tipo la metropolitana di superficie, abbandonata. E quindi boh, vediamo se riusciamo ad entrare, perché è chiusa, quindi non sappiamo bene come fare, ma ora non ci scoraggeremo, faremo le avventuriere. E quindi adesso vi facciamo vedere che combiniamo. Che belli uccelli. Questa è la stazione. Il problema è che è sospesa e ovviamente tutte le scale sono chiuse, quindi noi non riusciamo a salire. C'è una scala di fortuna messa su probabilmente da qualche graffitaro, ma non ci fidiamo a salire. Però ora proviamo ad andare avanti a vedere se il ponte, diciamo, raggiunge il livello della terra in modo da riuscire a salire sulle rotaie. Praticamente vai, abbiamo trovato un punto in cui la rete è bassa e quindi possiamo scendere, salire su sulle, com'è che si chiamano? Railway, ma in italiano sulle ferrovie, vabbè, insomma, riusciamo a salire su. Ta-da! La natura che si riappropria dei suoi spazi. Che bello! Alberelli che crescono. La stazione. Wow. A vedere questi posti, pensare che boh, fino a qualche anno fa erano in utilizzo, adesso sono totalmente lasciate al degrado, così boh, hanno un qualcosa di misterioso, di magico in realtà, quindi è proprio bello. Fatemi sapere se anche a voi piace visitare i posti abbandonati, ovviamente con attenzione perché non bisogna farsi male, però ecco, adesso stiamo esplorando un pochino questo posto. Abbiamo preso a Da Vegans, abbiamo preso dell'hummus al naturale, questo formaggio finto con il basilico, beh, formaggio vegetale, e io ho preso questo pane senza glutine, che non so come sarà, speriamo buono. Poi abbiamo preso questa cosa che è tipo uno spalmabile, sì, è sempre un formaggio vegetale con il lupino e i crauti. Marta si è presa anche lei l'hummus e delle tortillas. Che ci stiamo un pochino congelando e quindi penso che chiuderò questo video, altrimenti viene lunghissimo. Quindi niente, grazie per averci seguito in giro anche oggi e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao! Ciao.